Ciao a tutti, bentrovati su Crypto Italy, grazie per essere ogni giorno con me. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale in basso a destra e mettere un like. Andiamo subito all'anticipazione delle notizie. Bitcoin continua a spostarsi lateralmente, però da circa 12 ore ha raggiunto 10.500. Vi ricordo che aveva toccato i 9.100-9.200 una settimana fa, per cui siamo tornati a crescere ed il futuro è più positivo che mai. Andremo a fare un'analisi oggi sulla moneta Bitcoin e sotto diversi punti di vista. Un'altra notizia è che Bitcoin sorpassa nelle ricerche il mercato azionario. La notizia seguente è che Bitcoin è un indicatore della geopolitica, ma anche della situazione economica mondiale. E per finire, una notizia molto importante: c'è un nuovo indicatore di Bitcoin e vedremo cosa questo andrà a dirci. È la difficoltà di Ribbon. Altro nel video di oggi, direi proprio di iniziare. Ciao! Come sempre, inizio da Coin360, verde, rosso, Bitcoin più 2,94, gli altri più 1. Insomma, sembra il re del mercato nelle ultime 12 ore o 24 ore. Andiamo a vedere CoinMarketCap a 186 bilioni, Coin 66,1%, record, è il record per quest'anno. Direi per cui che non serve neanche andare a vedere come sono andate le altre criptovalute. Bitcoin domina il mercato, le altre sono, come dire, nessuno. Un rapido sguardo anche alle tendenze e alla sensibilità del mercato nella ultima ora, cercherò di vederlo. Qui sono neutre, positive. Andiamo a vedere long o short: 51% long, 49% short, per cui insomma c'è più che altro sembra esserci una stabilità. Passo ora all'analisi del grafico di Bitcoin. Vediamo che Bitcoin in questi 2-3 giorni è balzato da 9.100 a 10.600. Ritengo che i supporti continuino ad essere i 9.700 e gli 8.500 inferiori, e le resistenze dovrebbe attestarsi alla resistenza intorno ai 10.600, perché vediamo che è rimbalzato adesso, ma è rimbalzato anche altre volte precedentemente, e fino a 11.000 circa 200 si trova una resistenza. È rimbalzato più volte intorno a quota 9.100 o 9.200, per cui se i minimi crescono, questo è un segnale positivo che la tendenza tornerà ad essere rialzista. Io mi auguro che a breve, nel giro di qualche giorno, torni comunque a superare quella che è la resistenza indicata da questa linea verde, e cioè circa i 12.000. Il grafico successivo mi dice questo, che andando ad analizzare dal 27 giugno in poi, più volte Bitcoin è rimbalzato a cavallo di questo valore, che sono i 10.500-10.600, dove si sta attestando proprio in questo momento. È presumibile per cui che se non vado a toccare le resistenze e i supporti, continui ad accumulare attorno a questo 10.500, perché è quello che ha fatto nell'ultimo mese. Il grafico successivo mi indica che l'andamento Bitcoin dalle sue origini. Come ho ripetuto altre volte, queste in verde sono indicate l'halving nel 2011-2016 e il futuro nel 2020. Inizialmente, comunque, negli halving precedenti, una volta che ha toccato il massimo, in occasione dell'halving successivo, è rimasto pressoché stabile. Per cui mi aspetto che una volta toccato il massimo di 22.000, questo indicatore potrebbe suggerirci che in occasione del prossimo halving ritroveremo un valore pari a 20-25 mila. Come però molti più investitori appunto istituzionali si sono affacciati in criptovalute, in particolare appunto su Bitcoin, per cui secondo me questo grafico va in qualche modo per una tendenza più rialzista ancora, cioè l'ultimo grafico. Se andiamo a vedere l'intervallo mensile di Bitcoin, nel 2017, in inizio 2018, ha trovato una resistenza, cioè intorno ai 14.000, cosa che si è verificato anche adesso, come possiamo vedere, per cui questo è uno scoglio importante, superare la barriera dei 14.000. Passo ora a qualche informazione dataci dalle news. Questa ci dice che Bitcoin, nelle ricerche su Google, ha superato gli stock, il mercato azionario. Se vado a vedere qui, appunto, il mercato azionario è in rosso, Bitcoin è in blu, per cui Bitcoin negli ultimi 12 mesi è sempre stato sotto.
e da febbraio in poi ha iniziato ad alzare nuovamente la cresta. Questo è accaduto in giugno. Ora, con questo spostamento laterale è tornato circa pari col mercato azionario, però questo è un segnale dell'attenzione nei confronti di Bitcoin. Come vi ho detto più volte, comunque, rispetto al 2017, questo picco di giugno è solamente ad un quinto, per cui gli investitori privati devono ancora arrivare ad investire in Bitcoin e lo faranno a questo punto quando Bitcoin raggiungerà i 20.000. Un'altra notizia importante è che Bitcoin, secondo un esperto della Deutsche Bank, è un indicatore della situazione geopolitica internazionale, ma anche dell'economia. Andiamo a leggere perché. Le oscillazioni del prezzo di Bitcoin sono un segnale di quanto sta dietro la scena delle trattative tra USA e Cina. Infatti, a maggio, quando c'era la crisi tra USA e Cina, ha fatto un balzo in avanti. La moneta Bitcoin scende quando ci sono progressi nelle trattative tra Cina e Stati Uniti, mentre quando ci sono notizie negative, Bitcoin sale. Passiamo alla successiva notizia. Dice che il più grande portafoglio di Bitcoin, che si chiama Blockchain, proprio il sito si chiama Blockchain, la compagnia, ha appena lanciato il suo sito di scambio di denaro, come hanno fatto altri, come Binance, Kraken, eccetera. Questa notizia ci dice che Kraken, il noto sito di trading di criptovalute, permetterà alle monete internazionali di poter acquistare Bitcoin, cosa che fino adesso non accadeva. Io avevo provato ultimamente, in passato c'ero riuscito forse con dollari americani, ma di certo non con euro, e infatti adesso non è possibile né con euro né con dollari acquistare criptovalute. Bisogna acquistarle in altri siti, trasferire lì Bitcoin e lì operare su Kraken. E dice che però da adesso si sta adoperando per permettere a più monete internazionali di fare acquisti in criptovalute nel proprio sito di scambio. D'ora passo a quello che l'indicatore nuovo e più importante che è stato appena trovato dagli analisti. Si chiama difficoltà di Ribbon. Questo è il Ribbon. Ora l'analista dice: introduco le difficoltà di Ribbon. Quando il Ribbon si comprime, e questo è il grafico del Ribbon, diventa di inclinazione negativa, dice, non cresce. Questo è il miglior momento per comprare Bitcoin. Il Ribbon non è altro che il movimento rispetto alla difficoltà di minare, di produrre Bitcoin. Ovviamente, quando la difficoltà di minare è più grande, il ribbon si assottiglia. L'indicatore PAR praticamente ci mostra quello che è l'impatto del mining sul prezzo di Bitcoin. Ogni volta che nuove monete sono minate, di solito coloro che le producono le vendono, perché per potersi pagare i costi di produzione. I costi di produzione sono maggiormente quelli dell'energia elettrica, e questo produce, per cui di default, una situazione ribassista, perché chi vende fa un'operazione ribassista. In pratica qui dice che i minatori più deboli vendono subito le loro monete per rimanere operativi, perché devono pagare i costi di operatività. Quando questi diventano insostenibili, cioè i costi dell'energia sono troppo alti oppure il valore di Bitcoin è troppo basso, loro si tolgono dal mercato. Per cui il potere di hashing, di produrre appunto queste nuove monete o di validare questi nuovi blocchi, difficoltà sì, di network, di collegamenti, praticamente si riduce. Questo per cui fa sì che anche il Ribbon, che non è altro che questa fascia qui, questa fascia rossa, si assottiglia. Cosa accade? Praticamente accade che solamente i minatori più forti, quelli che ne traggono più vantaggio, hanno condizioni praticamente del costo energetico minore, solo questi rimangono nel mercato, e sono quelli che vendono meno questi, per cui vendendo meno si lascia più spazio a quello che è l'azione di rialzista. Lo vediamo che alla fine di un ciclo, di una stagione ribassista, dopo che tutti quelli che i minatori che non giacevano nelle migliori condizioni si sono tolti dalla produzione, dal mercato, praticamente la mancanza di questi minatori che vendono esce la pressione sul prezzo. Questo si stabilizza e poi torna a partire. Questa qui è la classica accumulazione, al cumulo dal basso.
Solo i minatori titolano, muoiono, come dire, quasi di un mercato ribassista, ma accade spesso anche, non spesso, accade sempre anche nelle fasi in cui avviene l'halvening. L'halvening non fa altro che dimezzare la produzione di Bitcoin, per cui se vieni ripagato meno per lo stesso lavoro è più difficile campare. E per cui si aumenta la fase di halving, sempre meno minatori resistono nel mercato, trovano sì, il giovamento dal fare questa operazione. Questo fa sì che per cui sempre meno rimangano. Questo si vede perché nella situazione di halving, che sono queste, il mercato per cui si comprime per poi ripartire verso un prezzo più alto. Possiamo notare da questo grafico è che c'è una situazione del ribbon simile a quella del 2012. E in queste due fasi qua, sia adesso 2019 che 2012, si è assottigliato il ribbon e praticamente appunto i minatori stanno mollando il mercato. E questo è un anticipo del nuovo rally, del nuovo balzo in avanti di Bitcoin. Che questo indicatore sia molto molto potente e ci dica molto sul futuro del nostro Bitcoin, per cui ora siamo pronti per una fase rialzista dopo una fase di accumulo durata, a quanto dice questo indicatore, fino adesso praticamente, adesso inizierà a partire il rally in positivo di Bitcoin. Qui che questa notizia vi sia risultata molto interessante e è il momento di accumulare Bitcoin, come vi ho detto più volte. E questo è tutto per oggi, spero che il video vi sia piaciuto. Mettete mi piace e ci risentiamo domani. Ciao a tutti!